cari amici, ben ritrovati, una buona serata, eventi al territorio, quest'oggi a Campea Limiane. Siamo alla tradizionale festa di Sant'Andrea e quest'oggi siamo in compagnia di Federico Musato, che è il presidente del Comitato Festeggiamenti. Ben ritrovato Federico, grazie. Buonasera. Grazie dell'invito. Che dire, si riparte alla grande anche quest'anno con questa bellissima festa che coinvolge tanti volontari, ma tutto il paese. Beh, diciamo che la nostra è una comunità abbastanza ridotta, abbastanza piccola, e che però con difficoltà ma con tenacia continua a mantenere alcune delle sue tradizioni e continua a portare avanti questa sagra paesana che è inutile negarlo, coinvolge alcuni volontari in maniera abbastanza significativa. Da sempre, dal 1967 ad ora, ci sono alcuni piatti che sono stati praticamente sempre presenti, altri li abbiamo aggiunti man mano affinando le qualità gastronomiche del nostro personale e delle potenzialità della nostra cucina. Beh, sentendo i profumini che escono dalla cucina, i piatti devono essere veramente buoni. Sì, allora, in questo periodo noi, e a questi si aggiungono nel menù altri piatti tradizionali della stagione, ma meno impattanti sulla tradizione di lungo corso della nostra sagra, come di quelle che ci sono nei paesi vicini. Abbiamo visto quindi musette, erbe cotte, briciola, però mi dicevi il giorno del patrono un piatto particolare. Il baccalà. Il baccalà era un piatto che avevamo cominciato a fare tutti i giorni, ha sempre avuto un feedback abbastanza elevato. Questo comportava un lavoro non indifferente per le nostre signore che devono cucinarlo, anche perché il baccalà, noi sappiamo che per la cottura richiede un lungo tempo e quindi vi impegnava tantissimo. Sì, impegnava tantissimo. Abbiamo deciso di continuare a farlo limitatamente al giorno del patrono. Certo, il paese è piccolo, non siamo tanti, non siamo molti, però ci sono alcuni momenti in cui volentieri tutti quanti rispondono mettendo a disposizione il tempo di cui dispongono. Allora, noi non chiediamo a tutti di essere presenti, ognuno partecipa per quello che può. Per quello che può. Quindi Federico, grazie mille ancora, adesso andremo a fare un giro per le cucine, tu mi hai già detto che mi farai fare un tour e diamo appuntamento per il prossimo anno, perché sì, tra l'altro tu sei abbastanza navigato tra le cucine delle sagre paesane, quindi penso... Ma sicuramente anche la vostra... Non avrai bisogno di una guida per destreggiarti tra i fornelli. Ma essendo non essendo casa mia, la guida sei tu, e quindi diamo appuntamento a tutti i telespettatori. Venite qui a Campea Limiane, festa di Sant'Andrea, 25, 26, 30 novembre, se fate a tempo, e se no il prossimo anno lo staff qui vi aspetta per degustare questi ottimi piatti. Grazie mille ancora, grazie Federico, grazie a tutti i tuoi collaboratori. Grazie a te, alla tua trasmissione e a tutti coloro che ti seguono. Grazie mille.